Eccoci di nuovo. Allora, chiudiamo questa parte. Quindi, io come importante esterno, cioè della prima coppia naturale, vado a, sul portante della coppia naturale, vado ad annodare tutti gli altri fili delle altre coppie. Quindi, uno, due. Così come vengono, cioè non potete saltare, cioè ogni filo ha il suo ruolo e deve, il suo posto deve essere rispettato. Ok, questo da una parte. E adesso vado a farlo anche dall'altra. Sullo schema, questo obliquo, questo bomboncino obliquo, non è evidenziato, è stato fatto lineare, cioè parallelo, e non sembra che sia obliquo, invece lo è, perché raccoglie i fili che sono degradanti, quindi digradanti, no degradanti, digradanti, scusate. Eccoci qua, abbiamo fatto questo, praticamente abbiamo quasi finito il modulo. Bene, con i fili centrali, sullo schema io ho messo, ho disegnato 5 nodi alternati o con cambio di ruolo. Potete anche farne di meno se volete, almeno sul primo modulo, sul secondo no, sul primo, sul terzo, sul quarto, poi sul quinto. Girando il lavoro. In questo caso ne farò 3 e al secondo invece ne farò 5, perché il secondo è come se fosse il centrale. Se voi andate a vedere lo schema, vi rendete conto che sul secondo, quando io ho ipotizzato anche di mettere una pietra, una perla, nel primo, nel terzo, nel quarto e nel quinto, nel secondo non c'è. Non c'è perché quello è il centrale. Allora, adesso ne farò soltanto 3. Uno. Due. E 3. Gli anellini sono, che voi potete vedere qui, saranno sicuramente più piccoli su questi. Noi in realtà stiamo cominciando da questo, non stiamo cominciando da questo, ma cominciamo dal secondo. Quindi il secondo, il terzo è quello centrale, quarto, quinto. Poi si va a fare quest'altro. Adesso questi li dobbiamo raccogliere su un portante doppio. Ne facciamo un portante doppio. Ecco, vedete che adesso tende a ad alzarsi, è praticamente quello che sta succedendo, cioè quindi tende a cominciare a creare una parte e poi l'altra. Quindi ecco. Adesso faccio di nuovo un portante doppio, di nuovo, perché devo andare verso l'esterno con i portanti e ricomincio da capo, cioè quindi questo è il primo modulo.
Abbiamo terminato il primo modulo, adesso stiamo facendo il secondo. Vedete, ho i portanti verso l'esterno. Ok, adesso vado verso fuori. Mi riprendo tutti quanti i montanti e rifaccio la stessa cosa che ho fatto poc'anzi. Quindi verso l'esterno, poi verso l'interno e poi di nuovo verso l'esterno. Complessivamente in ogni modulo devono esserci quattro cordoncini orizzontali, uno sull'altro, e due cordoncini obliqui. Ecco qua, questo è uno. Poi vado a fare l'altro. Cerchiamo di dargli un minimo di gallo. Lo accompagniamo in questo suo chiudersi. Faccio il secondo, così faccio vedere anche come allungo i nodi alternati centrali e come qui faccio rivedere anche come si procede. Poi gli altri due li faccio velocemente e li troviamo già belli e pronti. Ok, questo è uno, adesso torniamo indietro. Quindi prendiamo gli spilli e mettiamo nell'angolo della coppia naturale, delle coppie naturali, e torniamo indietro. Adesso dobbiamo lavorare solo 5 montanti e i portanti si specchieranno. Siamo al terzo cordoncino. Eccoci qua. Adesso facciamo anche quello dall'altra parte. Facciamo anche quest'altro. E via. La funzione della calatura, di questa parte qua è una sorta di aumento, più che calatura, diciamo che è un aumento, per far sì che si sposti l'asse del lavoro e che si possa creare questa situazione di rotondità. Ecco, vedete, questa parte qui è un aumento. Vedete, questa parte è in aumento, dopodiché si è spostato l'asse, faccio questi altri quattro, rifaccio di nuovo l'aumento, si risposta l'asse e andando avanti mi crea una situazione di rotondità, cioè di tondo, sì. Ora rifaccio il portante doppio 1 per finire questo cordoncino, quindi per uniformare questo cordoncino, e l'altro subito dopo per fare lo scalino, quindi andare a piano di sotto e creare un nuovo cordoncino con i fili verso l'esterno, con i portanti verso l'esterno. Quindi una volta, vedete, ecco qua, e chiudo questa parte. Tiro i portanti, vedete, continua ad alzarsi. Rifaccio di nuovo il portante doppio e c'ho i fili che vanno verso l'esterno. In questo caso, questa volta farò
l'aumento. Quindi questo mi permette di poter fare l'aumento, quindi lavoro perché 5 e ho la mia prima coppia naturale esterna. Poi ne lavoro 3 e avrò la seconda coppia naturale. Poi ne lavoro 2 per avere la terza e fare questa sorta di aumento. Questa è la prima coppia, vedete? Eccola qua. Questa è la mia prima. Via. Poi mi creo la seconda, eccola qui. Eccola qui. Questa è la seconda. E poi la terza. Faccio la stessa cosa anche dall'altra parte. Lascio questi due. L'importante mi serve per fare il cordoncino e per arrivare alla prima coppia naturale. La denominazione di coppia naturale non esiste in giro, l'ho creata io per identificare questa coppia particolare, importantissima nella grammatica. Allora, faccio la mia seconda, cioè si trova soltanto nel mio libro. O comunque gli allievi usano questo termine per indicare proprio la coppia che viene fuori da un nodo. Non sapevo come indicarla e quindi l'ho indicata come coppia naturale. La seconda. Adesso la terza. Al centro, siccome questo è il secondo modulo e quindi sarà quello centrale, farò 5 nodi alternati o con cambio di ruolo. 1, 2, 3. Qui è dove io attaccherò la nappina. Ok, perfetto. Faccio i cordoncini obliqui. L'importante della prima coppia naturale diventa portante di tutti gli altri. Fatto questo secondo modulo, non mi sembra poi così difficile, no, non credo. Io anche quando non voglio fare i nodi mi vengono da soli. Adesso questa situazione di doppia faccia, di doppia. Sì, appunto, di doppia faccia sarà più evidente dopo questo secondo
modulo. Bene. Attenzione qui a prendere i fili così come stanno, non come li vedete, ma come stanno. Ok, adesso ci prepariamo a chiudere questo secondo modulo. Faccio prima un importante doppio per prendere questi due fili centrali, scusate. Uno e uno, due. Dopodiché stringo, tiro i portanti da una parte e dall'altra e questo si alzerà ancora di più. Questo lo tiro fuori. Eccolo qua. Vedete come si è alzato ancora di più. Adesso sarà un po' più difficoltoso di lavorare, però ci si riesce. Si fa un secondo portante doppio. Ecco, secondo portante doppio, questo bisogna lavorarlo in questa maniera. Quindi, 1, 2, questi sono i fili centrali per andare verso l'esterno e quindi cominciare di nuovo il terzo modulo. Adesso non ve lo farò vedere perché mi sembra di avervi già spiegato abbastanza, però ecco. Ok.